Mister, non era facile affrontare il Monte Giorgio, la paura del primo tempo, poi il carattere della ripresa con un Giulianova che ha aggredito soprattutto sugli esterni, ha saputo anche presidiare bene l'area di rigore avversaria, ha creato superiorità numerica. Hai detto bene, c'era un po' di tensione in alcuni giocatori, come è normale in questo tipo di partite qua. C'era una situazione tattica che ci stava mettendo in difficoltà al primo tempo, quindi loro portavano i tre attaccanti stretti, quindi facevamo fatica a coprire il campo con i tre. Lo abbiamo aggiustato alla fine del primo tempo, lo hanno interpretato benissimo i ragazzi. Ecco perché il secondo tempo avevamo la possibilità di andare a aggredirli un po' più alti e abbiamo alzato nettamente il baricentro. Quindi sono contento perché non è facile giocare in queste condizioni qua. Ma come ho detto sempre, io i ragazzi li difendo perché ogni giorno della settimana, ogni partita danno l'anima. Io, il rammarico mio sono quei tre partite là, quelle tre partite che me le ricorderò a vita finché farò sto mestiere, che sono Isernia, Iesi e Sant'Arcangelo. Mister Barlafante, un gioiellino di gol che ha regalato i 3 punti, un Giulianova insomma che è ancora ovviamente invischiato nella lotta per la salvezza, perché la classifica resta corta, però da qui alla fine mancano 2 partite ed è chiaro che bisogna fare bottino pieno per non avere pensieri. Secondo me è ancora difficile pensare che ci salviamo facile, perché secondo me il Forlì darà filo da torcere, come d'altronde lo dobbiamo fare noi. Era difficile prima, è difficile ora, quindi però bisogna continuare su questa strada, lavorare e provare a salvarci. Mi piacerebbe chiarire una cosa: a me le critiche sulla mia professione mi stanno bene, cioè la gente mi può giudicare per i risultati come sono giudicati tutti gli allenatori al mondo. Però come persona sinceramente sto soffrendo tanto, perché credo che a Giulianova non hanno capito Dario Bolsa un uomo, e questo mi fa molto male. Qualsiasi cosa che succeda in campo, tutto quello che si vede da fuori, fidatevi che è una cosa in comune. Non mi permetterò mai, mai di fare una scelta o di fare qualcosa all'insaputa dei miei soldati. Quindi dovete stare tranquilli che Dario Bolzan come uomo non sbaglia mai, e le responsabilità me le prendo, me le sono prese tutta la mia vita e me le prenderò per sempre. Volevo chiarire solo questo. Mister, avete onorato lo sport, il Monte Giorgio è una squadra salva da diverso tempo, eppure avete giocato il vostro calcio per tutti i 90 minuti. Era giusto onorare, perché poi oggi la partita era da fare, l'abbiamo fatta, ci abbiamo messo le gambe, ci abbiamo messo il cuore. Peccato per una disattenzione al centrocampo, che abbiamo perso una palla velenosa, abbiamo preso gol. Però i ragazzi, devo dire che non mi aspettavo una cattiveria del genere, perché poi quando siamo salvi già da 3 giornate non è facile trovare le motivazioni. Invece oggi i ragazzi sono stati veramente da elogiare per l'impegno che hanno messo in campo. È questo, lo sport è questo, bisogna onorare fino alla fine senza regalare niente a nessuno, e i miei ragazzi l'hanno fatto. Peccato per la sconfitta, perché secondo me se gestivamo meglio qualche pallone la partita poteva finire diversamente. Ecco, nel primo tempo voi avete creato tatticamente un problema al Giulianova, perché tenevate la vostra squadra avversaria schiacciata sulla metà campo con i 3 attaccanti. Poi però nella ripresa il Giulianova si è un po' sistemato, soprattutto con l'ingresso in campo di Barlafante. Ma guarda, più che altro penso che sia un discorso di motivazioni, perché dal punto di vista tattico il loro cambio di modulo, che è avvenuto a 20 minuti dalla fine, quando loro avevano già fatto gol, non ci ha creato problemi, anzi da lì noi abbiamo ripreso il loro centrocampo, rioccupato il loro centrocampo. La gestione dell'inizio del secondo tempo è stata una gestione in cui noi siamo un po' calati, abbiamo un po' abbassato il baricentro perché soffrivamo sugli esterni, sono arrivati qualche cross in cui non abbiamo subito gol, però fondamentalmente anche aver abbassato il baricentro, io no, non penso che se non avessimo sbagliato quella palla a centrocampo non credo che avremmo preso gol, o almeno fare gol al Monte Giorgio è sempre difficile per tutte le squadre fino ad oggi.